Fornelli, il futuro della ristorazione, cose da fare al Ristorexpo negli spazi di Lario Fiere, riempire occhi, cuore e palato con la masterclass di Lucia De Pray e Marco Primiceri del ristorante Duo di Chiavari. Si assaggia, si assiste, si impara. È stata la prima volta, è l'esperienza bellissima, grande scambio con chi è venuto a vedere la nostra classe e speriamo di ripeterlo presto. E cos'altro dire? Bellissimo. Il nostro messaggio era quello di non fermarci e ricominciare. Ha ricominciato Ristorexpo, stanno ricominciando tanti congressi legati alla cucina e quindi noi abbiamo voluto passare questo messaggio di rinascita, di ricominciare da noi. E ancora scoprire i segreti di una grande fotografa ritrattista, perché si inizia sempre a mangiare prima con gli occhi. Ristorexpo vista dagli occhi di una grande fotografa azzurra primavera. Zan zan. Beh, allora è emozionantissimo. Io amo il cibo, amo gli esseri umani e quindi essere qui con questi esseri umani stupendi e questo cibo stupendo per me è fantastico. E quindi evviva Ristorexpo! Ristorexpo, momento di formazione per i ragazzi delle scuole. Siccome è il primo anno che faccio questo settore, ero convinto di non riuscire a farcela e grazie all'aiuto anche dei miei compagni ce la sto facendo. E tu cosa ne pensi? Che è molto interessante questa fiera, è molto anche divertente stare qua con i miei compagni e lavorare nel mio settore. Occasione importante per le imprese del territorio. È importante, è fondamentale esserci e ci crediamo molto e pensiamo che sia importante ancora di più in questo periodo di ripartenza. Il nuovo umanesimo enogastronomico, il vino protagonista. Importante esserci perché appunto facciamo vedere che noi in questi 2 anni abbiamo lavorato, siamo qui più numerosi dell'ultima edizione, con dei vini che sono cresciuti qualitativamente grazie a un lavoro che abbiamo fatto internamente e veramente ci presentiamo con un po' più di sicurezza.